Ciao a tutti, siamo sempre 2011. Oggi facciamo un video particolare, un video che serve per calcolare il prestigio di una gilda. Non è una cosa semplicissima, però non è neanche complicata quando si capisce come funziona. Cos'è il prestigio? Il prestigio è quel punteggio che ogni gilda ha, dal quale dipende la classifica generale delle gilde, quindi insomma diciamo che tutti ci tengono molto ad avere il loro prestigio. Il prestigio di una gilda dipende da varie componenti. Dipende da varie componenti, alcune componenti sono fisse, quindi una volta che si ha quel prestigio non si perde più, altre componenti sono variabili, quindi si ha del acquista del prestigio temporaneo che poi può essere perso, può essere di nuovo guadagnato e così via. Il prestigio dipende sostanzialmente da tre fatti, da tre cose. Dipende dal livello della gilda. Dipende dai campi di battaglia della gilda e dipende dalle GVG, le guerre tra gilde tradizionali. È importante sapere come viene calcolato il punteggio proprio per poter meglio definire una strategia di gilda, cioè alla gilda conviene fare le GVG, conviene fare le spedizioni, conviene fare i campi di battaglia, quanto conviene impegnare risorse, tempo in una cosa o nell'altra. Se non si capisce come funziona il punteggio, si ha difficoltà spesso a definire una strategia di gilda. Quindi in questo video faremo proprio dei calcoli pratici, andremo sul gioco, prenderemo delle gilde, calcoleremo il prestigio e vedremo che effettivamente è quello che risulta nella classifica delle gilde e vedremo quindi quali sono le sue componenti. Andiamo subito nel gioco allora. Ok, vedremo vari mondi. Partiremo da situazioni molto semplici. Gilde, situazioni in cui io sto in mondi inattivi, ho una gilda in cui sto solo, quindi per fare proprio dei calcoli molto semplici nelle situazioni più banali. Ok, allora partiamo dal mondo Brisgard. Sul mondo Brisgard io ho un mondo inattivo, ho una gilda in cui sono solo io, sempre non sia entrato qualcuno, perché ogni tanto entra qualcuno. No, sono solo. Allora, su Brisgard abbiamo una situazione più semplice. Se andiamo alla mia gilda, legarame, 0 punti lega, in sostanza io non ho partecipato mai ai campi di battaglia. Livello 0, non ho mai aumentato di livello. E non ho neanche partecipato mai alla GVG, quindi è facile immaginare che il mio prestigio sia 0. Abbiamo detto che il prestigio dipende dal livello, e sto a livello 0. Dalle GVG non le faccio, dai campi di battaglia non li ho fatti, sto 0 punti lega. E infatti, se andiamo nella classifica delle gilde, questa è la mia gilda, lega rame, prestigio 0. Qui vediamo, ecco, approfittiamo per vedere la classifica di tutte le gilde. Qui adesso siamo verso la fine perché sono in attivo, quindi stanno tutti a prestigio 0, livello 0. Se andiamo all'inizio delle gilde, vedete la prima gilda a prestigio 30.233, livello 54, la seconda 28.000, livello 66. Vedendo queste classifiche ci si pone subito dei problemi. Allora, intanto si vede effettivamente che la classifica dipende dal punteggio. Vedete, stanno in ordine di punteggio e non per esempio di livello. Questa è la seconda gilda a livello 66, ma sto dopo la prima gilda che è a livello 54. E neanche stanno in ordine di lega, perché queste sono tutte in lega diamante, però se andiamo un po' più indietro, andiamo più indietro per lega diamante e lega platino, ecco, lega platino si confondono. Qui per esempio abbiamo questa gilda che sta in lega platino, che sta dopo quest'altra che stanno in lega oro. Quindi non è la lega che fa la classifica, la lega contribuisce a dare un prestigio e quindi il prestigio poi serve per la classifica, però non è soltanto la lega. Come ho detto, è la lega, è il livello, sono le GVG. Ok, se qui all'inizio ogni gilda ha un prestigio diverso, quindi è facile fare la classifica. Se si va un po' più indietro, su gilde più piccole, andiamo, non so, per esempio a pagina 50, ecco, vedete, abbiamo parecchie gilde che hanno lo stesso prestigio. Questo è in generale perché hanno soltanto il prestigio che dipende dal livello e quindi hanno tutte lo stesso prestigio. In questo caso
La classifica dipende dal numero di membri, vedete 850, 850, 50, queste tre guilde hanno lo stesso prestigio, ma stanno mettendo in ordine di numero di membri, che questa sta prima perché ha 4 membri, poi 3 e poi 2. Non so se il livello potrebbe incidere se il livello, cioè se il numero di membri ha importanza soltanto a parità di livello, ma non è difficile vederlo perché non ho trovato guilde con lo stesso punteggio a livello diverso, eventualmente se capita si può verificare. Ok, poi se andiamo ancora indietro, proprio verso la fine, torniamo dove stavamo, dove sta la mia gilda che ha punteggio 0. Ecco, questi saranno tutti pari, 0, 0, un membro, quindi prestigio 0, livello 0, un membro. Perché? In che ordine stanno? Beh, semplicemente in ordine della prima che è arrivato a questo prestigio, a questo livello, semplicemente la prima gilda che si è iscritta, che è stata creata sul FOE. Chiaramente se io creo una nuova gilda riparto da zero e mi posiziono all'ultimo livello, all'ultimo nell'elenco, all'ultima pagina, ultima gilda. Ok, allora abbiamo detto qui è semplice fare il conto perché ho livello 0, prestigio 0, tutto 0, quindi è facile. Torniamo alle tre componenti del prestigio. Abbiamo detto che le tre componenti sono i campi di battaglia, le CVG e il livello. Il livello della gilda però da che cosa dipende? E andiamo un attimo sul livello della gilda. Vedete, qui sono a livello 0. A mano che mi sposto, qui ho 0 corone su 60. Quando ho ottenuto 60 corone passo a livello 1. Quando arrivo altre 390 corone a livello 2. Quindi il livello dipende dalle corone. Più corone io guadagno e più aumento di livello. Aumentando di livello una serie di vantaggi, a un certo punto avrò i punti dal municipio, una riduzione dei tempi di battaglia e ho un prestigio. Vedete? Bonus prestigio, aggiunge 0 alla classifica giornaliera di prestigio, quindi a questo livello non ho ancora un prestigio, però se no, qui non è a questo livello, per cui mi dà il punteggio del livello mio attuale, quindi livello 0. Qui sotto vedo però se mi sposto di livello, ecco, a livello 5. Ho un prestigio di 125. A livello, andiamo avanti, a livello 9 ho un prestigio di, no, a livello 10, per questo fa vedere il bonus a livello successivo. A livello 10 ho 250 di bonus prestigio. Attenzione però, questa dicitura confonde le idee, perché dice aggiunge 250 alla classifica giornaliera di prestigio della gilda. Sembrerebbe che ogni giorno mi aumenta 250, il primo giorno 250, il secondo 500, il terzo 750. No. Ogni giorno viene ricalcolato il prestigio della gilda a partire da zero, quindi aggiungere 2,50, se io rimango sempre al nono livello, rimango sempre a 2,50 di prestigio. E lo andiamo a vedere subito, andiamo a cercare le gilde che stanno al nono livello nella classifica. Siamo a livello 0, andiamo, non so, andiamo parecchio più indietro. Ecco, qui siamo a livello 10. Livello 9 era 2,25, a livello 10 era 2,50, sì, perché come vi ho detto, qui sotto mette sempre il livello successivo. Quindi adesso a livello 0, qui vedo prestigio 0, a livello 1 avrò il prestigio 25 qui sotto. Andando avanti, vedete, a livello 10 è 2,50 e è quello che vedevamo. Se noi vediamo, avevamo detto a pagina 100, ecco. Tutte le gilde che hanno un prestigio 2,50 hanno livello 10, chiaramente queste sono gilde che non hanno altri punteggi. Vedete Legarame, se entriamo in una gilda, vediamo che a 0 punti di Legarame non hanno mai partecipato questi ai campi di battaglia e quindi il punteggio dipende soltanto dal livello, quindi in sostanza dalle corone guadagnate. Torniamo alle corone del livello, come si guadagnano queste corone? In parecchi modi. Si guadagnano con le Hall of Fame, si guadagnano con le statue dell'onore. Le statue dell'onore sono molto importanti perché danno molte corone rispetto a quelle che danno le Hall of Fame. Quindi le Hall of Fame sono un po' superate perché le statue dell'onore danno più corone alle Hall of Fame, inoltre danno beni per la gilda e danno anche punti per il gildano, quindi conviene metterne il più possibile perché è conveniente per il gildano e per la gilda. Poi molte corone si possono avere in vari modi, si possono avere dai bazar, si possono avere parecchi edifici speciali danno corone. Quindi in questo modo si aumentano le corone. Attenzione, le corone portano aumento di livello e il prestigio dell'aumento di livello
non diminuisce mai. Cioè, una volta che sono arrivato al livello 10 e ho un prestigio 250, quel prestigio 250 non potrò più perderlo, o meglio, l'unico modo per perderlo è sciogliere la gilda, ma finché la gilda rimane, quel prestigio rimarrà sempre, perché non si può tornare indietro di livello. Mentre si può tornare indietro di lega, i punti lega, perché si perdono i campi di battaglia, si può tornare indietro nelle GVG perché si perdono i settori conquistati, nel livello non si tornerà mai indietro. Quindi quando una gilda si è assicurata a un livello molto alto, ha un prestigio base che non glielo leverà mai nessuno. Un'altra cosa da tenere presente, le corone si guadagnano anche in altri due modi molto importanti, oltre a questi che abbiamo accennato, e si guadagnano con i campi di battaglia e con le spedizioni. Noi andiamo nelle spedizioni, vediamo qui, vedete quante corone vengono guadagnate. Qui, una volta che si prendono 3.990 punti, in punti delle spedizioni si avranno 117 corone. Quindi, se io facessi tutto il primo livello, non il primo livello, dipende, devo arrivare a 3.990. Qui sono gildano unico, quindi neanche partecipo ai campionati delle spedizioni. Però, quando si arriva a 3.990, si guadagnano 117 corone. Queste 117 corone io me le troverò qui. Vedete, con 60 arrivo al primo livello. Quindi con 117 inizierò la strada per il secondo livello. Quindi le spedizioni sono uno dei modi per fare queste corone. Quindi le spedizioni attraverso le corone fanno aumentare i livelli e fanno andare avanti di prestigio e quindi nella classifica generale. Anche i campi di battaglia però danno corone. Ecco, questa è una cosa da tenere presente. I campi di battaglia hanno un duplice effetto sul prestigio. Fanno aumentare il prestigio perché fanno aumentare i punti lega quando si vince si vincono, comunque si fanno i primi posti nei campi di battaglia, si ottiene un prestigio temporaneo, però un prestigio molto forte. Quando invece, però, oltre a questo, i campi di battaglia ci danno un premio. Andiamo sui campi di battaglia. Adesso i campi di battaglia non sono attivi perché oggi è martedì, inizieranno giovedì, però se andiamo sulle ricompense della volta scorsa, vedete, io non ho preso la ricompensa perché di fatto non ho partecipato ai campi di battaglia, ma le ricompense sarebbero state 47.900 corone, vedete che sono tante. Con 46, rispetto a quelle che prendiamo nelle spedizioni, sono tantissime. Io con 47.000 corone, quindi se avessi partecipato e fatto primo in queste campi di battaglia, tra l'altro il legarame era molto semplice essere primo, che cosa succedeva? Torniamo alla gilda. Con 47.000, vedete, arrivavo 60, cioè 1.000, 2.000, 3.000, praticamente se vi fate i conti arrivavo quasi al livello decimo. A livello decimo già siamo un punto forte dal municipio, siamo un prestigio di 2.50, quindi è semplicissimo quando una gilda comincia arrivare tramite campi di battaglia subito a un prestigio molto alto, mentre farlo con le spedizioni è molto più difficile. Quando poi si sale molto di livello, però, la cosa diventa diversa, perché vedete, se io salgo qui, livello 34-40, ecco, arrivare a questo punto, per passare il livello serve 1 milione, cioè diventa sempre più difficile. Le gilde che stanno a livelli molto alti, ci mettono tanto tempo ad aumentare di livello, quindi a quel punto hanno un prestigio fisso, ma il grosso del prestigio dipenderà da quello non fisso, dai campi di battaglia, dalle GVG e così via. Però all'inizio si fanno con facilità molti punti con i campi di battaglia. Un'altra cosa da osservare, il premio dei campi di battaglia è lo stesso indipendentemente dal numero dei gildani. Quindi i campi di battaglia convengono molto perché danno prestigio anche a gilde formate da una sola persona o comunque da pochi giocatori. Mentre invece nelle spedizioni il punteggio dipende da quello che fanno tutti i giocatori, quindi se si è da soli si vinceranno poche corone, si avanzerà poco. Quindi diciamo che una gilda con pochi giocatori deve puntare più sui campi di battaglia, una gilda grossa può puntare invece anche sulle spedizioni. Una gilda che sta di livello molto avanti deve contare troppo sulle corone, quindi sulle spedizioni, ma deve contare invece sul prestigio di punti lega e quindi sui campi di battaglia. Questa così come prima introduzione, poi bisogna andare a vedere i casi particolari. Ok, abbiamo parlato tanto, abbiamo visto una gilda in cui
in cui c'è prestigio zero, quindi c'era poco da fare i conti. Andiamo su un altro mondo, andiamo su al mondo A, per esempio. Anche sul mondo A sono sostanzialmente inattivo, però c'è una differenza, che qualcosa è stato fatto in passato. Ok, forse ho anche delle Hall of Fame, non so. Fatto sta che in questa gilda non sono di livello 0. La tua gilda, vedete, sempre legarame, punti lega 0, però se andiamo sul livello sono a livello 7. E a livello 7 ho 175 punti di prestigio. Vedete, bonus prestigio. Aggiungo 175 punti alla classifica giornaliera di prestigio. Ripeto, classifica giornaliera che viene rifatta ogni giorno a partire da 0. Quindi io ho 175 punti oggi, ne avrò 175 domani e così via. Diciamo che qui sto per passare di livello, quindi fra poco arriverò a 200 punti e con 200 punti salirei di classifica. Allora, ricordiamoci prestigio 175. Andiamo a verificare nella classifica. Ecco la mia gilda, prestigio 175. Qui siamo in tre nella gilda e quindi sto davanti alle gilde con due, vedete? E quindi sono 1500esimo. Quindi anche qui calcolare il prestigio è molto semplice perché basta prendere il prestigio del livello. Se io adesso passassi all'ottavo livello, e ho detto che mi mancavano poche corone per farlo, mi bastano 200 corone, quindi le vinco subito con i campi o anche con le spedizioni, con le Hall of Fame, come volete. Passo a 200 punti di prestigio. E passare a 200 punti di prestigio, che cosa mi significa? Io adesso con 175 sono 1500esimo, passare a 200, eccomi qua, anche se sono l'ultimo con 200, passo a 1442esimo. Quindi insomma, vedete, si avanza parecchio anche con poche corone quando si sta molto indietro. Cioè arrivare da 800esimo, 1000esimo, 2000esimo, arrivare a 300esimo, 200esimo non è molto complicato, basta fare una buona campagna di campi di battaglia e fra l'altro si fanno delle carame, quindi senza sostanzialmente nemici, si può vincere tranquillamente e aumentare di molto in classifica. Ok, allora per ora abbiamo visto gilde in cui o non c'era proprio prestigio o c'era soltanto il prestigio che dipendeva dal livello di gilda. Andiamo adesso su un altro mondo, andiamo su K. Su K c'è una gilda in cui sono attivo, anche se sto indietro, sto nell'età coloniale. E, ho cambiato gilda non da tanto tempo, quindi questa è una gilda nuova, sono circa 15 giorni che esiste questa gilda. Qui ci sarebbe da raccogliere, ma adesso pensiamo ai punteggi. E, in questa gilda ho un certo livello, ma partecipo anche alle spedizioni. Vedete, se guardiamo le spedizioni, sì, ma anche i campi di battaglia. Nei campi di battaglia, vedete, sono stato alla prima gilda, stavo in legarame la volta scorsa, sono passato in lega argento e ho avuto una ricompensa di 54.600 medaglie. In più, ho dei punti lega, sono passato in lega argento. Poi magari in un altro video vedremo bene come si passa da una lega all'altra, i punti lega e così via. Adesso partiamo soltanto del prestigio. Però ho 188 punti gilda, punti lega. Come livello, sto a livello 9, quindi sto per arrivare a livello 10 che mi darà il primo punto al municipio e ho quindi 225 punti. Adesso fare i conti diventa, non dico complicato, ma un po' più complesso perché abbiamo due componenti. Mancano le GVG perché non faccio GVG, però abbiamo il livello e i punti lega. Allora, utilizziamo un file, ecco, qui è un file Excel che ho predisposto per fare il calcolo del prestigio. In effetti i calcoli sono molto semplici, soprattutto se non si fanno GVG, però è utile anche mnemonicamente per ricordare tutto quello che ci serve. Allora, in questo file le caselline gialle sono quelle che vanno compilate per avere il calcolo del prestigio. Le caselline arancioni possono essere compilate non obbligatoriamente, è utile compilarle per avere una visione d'insieme, per chiarire meglio la situazione, ma non sono rilevanti ai fini del calcolo. Ok, allora facciamo il calcolo del punteggio, del prestigio di questa gilda. Partiamo. Sì, scusate.
Forse conviene metterla a schermo per avere la visibilità in contemporanea. Mettiamo qui il file e qui la Gilda. Ok, allora intanto qui scriviamo per noi il mondo, mondo accorci. La Gilda, vabbè, il nome della Gilda, la data oggi 9 giugno, ma mi sono tutti i dati livello. Allora andiamo subito a vedere il livello. La mia Gilda, livello, il livello è 9. Non è rilevante scrivere il livello 9 perché comunque il prestigio devo prenderlo da qui, 225. Ok, poi qui devo mettere i punti lega. I punti lega li vedo dal profilo di Gilda. Ho 188 punti lega su 351. 351 che significa? Sono quelli necessari per passare alla lega successiva, quindi per passare in lega d'oro. Quindi ho 188 punti lega. Ok, il prestigio è 3609. Come viene calcolato? Ogni punto lega dà 18 di prestigio. Quindi 188 per 18 mi dà 3384 punti prestigio per i punti lega. Quindi per i campi. Notate che io ho conquistato questi 188 punti soltanto facendo primo in lega rame in una sola tornata di campi di battaglia. In più ho 225 punti per il livello. E questi punti sostanzialmente li ho presi nello stesso modo, a parte qualche corona della statua dell'onore, li ho presi perché sono arrivato al livello 9 con i 36.000, quanti erano? 50.000 corone che ho avuto in premio sempre con i campi. Quindi in sostanza io ho fatto 3.609 con le due componenti di prestigio dei campi. 3.384 per i punti Lega, 18 punti per ogni punto Lega, quindi 18 per 188 mi dà 3.384. Più 225 punti che sono quelli che ho per il livello, 225 punti. Quindi il prestigio totale è 3609. Notate che questi 225 sono fissi, non me li toglierà nessuno. Questi 3384 posso perderli in qualunque momento, basta che non partecipo ai campi, ne torno indietro nei punti lega, partecipo e perdo e ritorno a 225 punti. Andiamo a verificare che effettivamente abbiamo un prestigio di 3609. Andiamo nella classifica delle gilde. Punto, classifica 136, prestigio 3609, vedete? Notate che la settimana precedente, prima di partecipare a questi campi, ero circa 260esimo, una cosa del genere, quindi sono calato solo per aver partecipato a una tornata di campi, a questo livello nel legarame si riesce rapidamente ad aumentare di prestigio e quindi a scendere di classifica, scendere, salire, secondo me la intendete. Ok. Quindi prima abbiamo visto una gilda in cui non avevamo prestigio, poi una gilda in cui avevamo soltanto il prestigio che dipendeva dal livello, qui invece una gilda in cui abbiamo il prestigio del livello e il prestigio dei punti lega. Vediamo qualche altro esempio, andiamo su IST per esempio. Su IST una gilda da un certo punto analoga a questa, perché non partecipo alle GVG, quindi ho soltanto punteggio e punti lega, livello e punti lega, però la situazione è più complessa perché è una gilda molto grande, una gilda avanzata. E quindi le situazioni sono diverse. Anche qui devo raccogliere, qui mi hanno saccheggiato. Ok, allora qui cancelliamo Corch perché non siamo più su Corch, ma siamo su IST. Cancelliamo i dati che abbiamo inserito. Che è successo? Qui ho levato la formula. Livello lo leviamo. Ok, allora andiamo subito sulla Gilda. Andiamo sul livello, qui sto a livello 56, vedete, molto più avanti. Livello 56 che mi dà un prestigio di 1400, quindi questo è un prestigio fisso, vedete, è relativamente alto, però se io avessi soltanto questo prestigio sarei molto più indietro di quello in cui sto adesso. Vediamo i punti Lega. Punti Lega sono 943. Non c'è un massimo perché stando in Lega Diamante, che è la Lega Massimo, si arriva poi a 1000 ci si ferma. Comunque 900 qua non posso passare in Lega successiva. Quindi 943 punti Lega, 18 punti ogni punto Lega, io ho 16.974 punti Lega, prestigio derivante dai punti Lega. Quindi ho un prestigio non partecipando alle GVG, un prestigio totale di 18.374. Andiamo a verificare nella classifica delle gilde. Sono trentesimo, 18.374. Alcune considerazioni. Torniamo al livello.
Vedete, a questo livello io devo guadagnare 1.700.000 punti Gilda, corone per passare di livello. E spesso con una classifica, se andiamo a vedere il premio dei campi di battaglia, nonostante siamo passati da Lega Platino a Lega Diamante, la ricompensa sono 334.000 corone, ne servono 1.700.000 per passare il livello. Quindi mentre nella gilda di prima, passando da Lega Rame a Lega Argento, sono passati 10 livelli perché stavo a livello 0, e qui non passo neanche ad un livello, essendo passato da Lega Platino a Lega Diamante. Quindi passare un livello, arrivato a un certo punto, è una cosa molto lenta. Comunque, 334.000 corone sono sempre importanti. Ok, andiamo a vedere. Andiamo adesso su una gilda in cui ci stanno le GVG. Quindi introduciamo le GVG. Andiamo sul mondo H. Il mondo H è un mondo comunque in cui sono sostanzialmente inattivo, ma è un mondo che uso spesso per fare questi video. Quindi ho messo dei militari per fare video sui campi di battaglia, sui campi di battaglia, sulle battaglie delle varie aeree e così via. E per fare queste battaglie sono andato nelle GVG, quindi ho fatto delle GVG, ma non per farle, soltanto per fare qualche esempio di battaglia. Però può essere interessante allora vedere come funziona il calcolo del prestigio in presenza di GVG. Allora, qui non è più corcio, abbiamo detto, cancelliamo i dati che abbiamo inserito. Ok, andiamo subito a vedere il livello della gilda. Ok, vedete, il livello attuale è 1, non c'è quasi niente di livello. Livello 1. E di prestigio 25, lo vedo qui sotto questa signora con la corona. 25. Quasi niente. Ok, andiamo a vedere i punti Lega. Punti Lega 0, qui non ho partecipato ai campi di battaglia, quindi sto a 0 e quindi il prestigio rimane 25, però vi ho detto che ho partecipato alle GVG. Allora andiamo sulle GVG. Chiaramente questo si può vedere soltanto da computer, da PC, non da smartphone, da cellulare, da tablet, perché le GVG non possono essere guardate da smartphone e quindi non può essere visto nemmeno qual è il punteggio relativo alle GVG. Ok, andiamo sulle GVG. Allora, sulle GVG è un po' complicato, diciamo, vedere il punteggio. Complicato perché? Perché abbiamo le mappe di ogni era. Ferro, Alto Medioevo, Piano Medioevo, fino ad arrivare al futuro. Dopo il futuro c'è un'ulteriore mappa a tutte le ere. Quindi per vedere il punteggio bisogna vedere una per uno tutte le mappe. Adesso se si fa per la propria gilda si sa normalmente dove si combatte, se non si sa si può vedere anche da qui. Vedete, se io vado sopra una gilda, io qui combatto nel Piano Medioevo. Se vado sul Piano Medioevo, vedete questo esagono verde, questo è l'unico settore che ho conquistato. Negli altri non ho esagoni verdi, quindi posso andare soltanto nel piano medioevo perché solo qui avrò un punteggio. Allora andiamo nel piano medioevo. Ok, non c'è bisogno che entro nel settore. Io devo andare qui. Qui vedete 23, io sono la 23ª gilda in questo settore, quindi nel piano medioevo. Apriamo la classifica, quindi cliccando qui sopra ho la classifica attuale della mappa del piano medioevo. Ok, io sono 23ª. Ecco, quasi l'ultimo, 23esimo, vedete, ho conquistato un settore e ho 16 punti giornalieri. Adesso i punti giornalieri dipendono da tante cose, dipendono da settori migliori, peggiori, non stiamo a parlare di GVG. Però diciamo che nel settore, il settore che ho preso io mi vale 16 punti potere giornalieri. Se fossi una delle prime tre gilde avrei un aumento del 15, 10 e 5% rispettivamente. Quindi la prima gilda ha questo 3,59 per 21 settori, che è già comprensivo dell'aumento di punti del 15%, perché è la prima gilda, la seconda del 10%, la terza del 5%. Ok, quindi abbiamo detto che io avrò per le gilde, per le GVG, 14 punti, dove stavo? Ecco qua, 16 punti potere giornalieri, in sostanza è il prestigio che viene ricalcolato ogni giorno. Quindi io qui c'è il calcolo delle gilde, vedete, io abbiamo detto che era il piano medioevo, un settore, ma non serve mettere quanti settori ho, e ho 16 punti. 16 punti, quindi il totale saranno 16 punti, e
vengono sommati qui, quindi avrò un prestigio di 41 punti. 25 sono fissi e dipendono dal livello, livello 1. 16 dipendono da questo settore che ho conquistato nelle GVG e basta perché non ho punti Lega. Andiamo a verificare che ho 41 di prestigio generale. 2002esima, 2002 Gilda con 41. Vedete, io avrei per il livello, livello 1 soltanto 25 punti, ma avendo fatto preso quest'unico settore, sono passato davanti a tutte le gilde. Queste hanno comunque 25 punti, primo livello. E io sarei stato, se non avessi fatto le GVG, fra le ultime di 25, perché sono solo membro, o siamo due, non mi ricordo, comunque verso la fine. Invece, per aver preso questi 14 punti in più, sono passato avanti a tutte le gilde con 25. E quindi sto subito dopo quelle con 50 e quindi sono 2002esimo. Ok, quindi abbiamo visto gilde senza punteggio, gilde con solo il punteggio derivante, il prestigio derivante dal livello, gilde con un punteggio del livello, il punteggio quindi dei campi di battaglia, e adesso una gilda con punteggio del livello e il punteggio delle GVG. Adesso dobbiamo vedere una gilda completa, una gilda che ha un punteggio per ogni cosa, quindi ha un punteggio per il livello, ha un punteggio per i campi di battaglia e ha un punteggio per il GVG. Prendiamo la gilda che conosco bene, in cui stavo fino a 15 giorni fa, il Mito di Corci. Vedete che io posso fare questi calcoli anche di gilde che non conosco volendo, perché sono pubblici i dati, quindi posso andare nelle mappe e vedere la situazione di ogni gilda. Quindi, se voglio capire perché una gilda mia nemica, per esempio, ha più punti, ha meno punti, se mi passa avanti, se non mi passa avanti, per fare le mie strategie, posso anche andare a vedere queste cose. Ok, allora cerchiamo questa gilda nell'elenco, se vado su globale, vado nella classifica gilde, qui vedo la mia, vado all'inizio, perché è il Mito di Corci, eccolo qui. In che mondo sto qui? Non lo trovo perché ero tornato su H, devo tornare su K. Allora, K, Corce. Ok, andiamo nella classifica globale delle gilde. Gilde, io sono 136esimo, il Mito di Corce sta alla seconda pagina e è 13esimo, vedete? Andiamo a calcolare il prestigio, poi vi riferiremo se arriviamo a 14.764 di questa gilda. Allora, intanto vediamo il livello. Come livello sta a livello 32. Lo scriviamo qui, livello 32, no, 321, no, 32, cancelliamo qui i dati dell'altra gilda che non ci interessano. Prestigio, livello 32 da 800 punti prestigio. Quindi questo 800 è il prestigio fisso di questa gilda per il livello 32. Potrà aumentare facendo campi di battaglia, vedete, stanno quasi a livello 33, quindi con il prossimo premio andranno sicuramente a livello 33, passeranno 825 di prestigio. Se poi vinceranno più premi, saranno altre corone, testa d'onore o d'altro, potrebbero arrivare a livelli successivi, 8,50, 8,34, 8,75 e così via. Ok. Poi vediamo i punti Lega. Stanno in Lega Platino, 775 su 901. 775 punti Gilda per 18 punti Gilda. Oh, è successo qui. 775 punti Gilda per 18 ogni punto, 13.950. Più gli 800 siamo a 14.750. Non è finito qui, perché vi ho detto che questa Gilda fa anche le GVG. Andiamo a vedere quant'è il punteggio delle GVG. Andiamo nella mappa delle GVG. Io so che questa gilda fa soltanto GVG nell'età del ferro. Ecco l'età del ferro. Qui non vedo il settore verde perché non è la mia gilda, però se ci clicco sopra, io ho 0 perché io non partecipo alle GVG, però ci clicco sopra e vedo la classifica delle GVG. Se vediamo pagina 2, la gilda, no, qui non è pagina 2. Eccolo qui, è l'ottava gilda, il Mito di Corci. A 5 settori per un totale di 14 punti giornalieri. Lo scriviamo qui nell'età del ferro, 5 settori, 14 punti. 14 punti, quindi vedete, ogni settore mi dà 2 punti. In totale ho 14 punti che sommati a quelli che avevamo prima arriviamo a 14.764. Andiamo a verificare.
Questa è la classifica delle GVG. Torniamo invece alla città, torniamo alla classifica delle gilde. Questa è la mia gilda, andiamo al mito di Korch. 14.764, vedete? Allora, riesaminiamo un attimo questi 14.764 punti prestigio. A questa gilda conviene puntare sulle leve o conviene puntare sulle GVG? Beh, diciamo che stando così le cose, 13.950 punti dipendono dai campi di battaglia. 800 dipendono dal prestigio e sono fissi, dal prestigio del livello, ma il livello dipende dalle spedizioni, dalle corone, ma in gran parte dai campi di battaglia, come premi in corone e come statue dell'onore che danno altre corone. Quindi in sostanza tutti i punti di questa gilda derivano dai campi di battaglia. Puntare sulle GVG o si punta in maniera sostanziale, quindi avere 5 settori nel Filato del Ferro non ha cambiato niente. Se non avessero partecipato alle GVG sarebbero invece 14.764 o 14.750 e sarebbero esattamente ugualmente allo stesso posto in classifica. Ho chiuso. Vedete, sono tredicesimi, la gilda successiva ha 14.014 punti, quindi dovrebbero calare i 750 punti per passare un punto indietro. Questi 14 punti non gli hanno dato niente. Quindi se vogliono salire di livello puntando sulle GVG, devono intanto aumentare di molto i settori conquistati e poi non combattere nella del ferro. La del ferro è interessante perché è educativa, perché è più semplice, servono poche risorse, c'è meno lotta fra gilde, quindi è utile per imparare, però i punti che si fanno sono davvero pochi. Vedete, anche se noi andiamo a vedere, torniamo alle GVG. Torniamo all'età del ferro, andiamo a vedere la classifica. La gilda che ha preso più settori, ne ha presi 24, ha 112 punti, quindi sostanzialmente niente, anche una gilda con 24 settori. Andiamo invece, per esempio, nella mappa del GVG del futuro e vediamo che succede qui. Qui ci sono solo tre gilde, ma quella che ha fatto più punti, con 36 settori, ha quasi 7.000 punti. Quindi qui sì che è rilevante. Quindi le GVG fanno andare molto avanti nei punti e nel prestigio, ma intanto molto sempre relativamente, perché anche questa gilda per il futuro ha meno punti di quanti ne ha il mito di Korch soltanto per i campi di battaglia. È chiaro, se questa gilda ha tutti questi punti su tutte le aree, sulle GVG di tutte le aree, il punteggio sarà in maniera enorme. Quindi le GVG per dare punteggio ne danno tanto, ma vanno fatte in maniera molto forte e su tutte le aree, e soprattutto sulle aree che valgono di più, quindi le aree alte. Ok, con questa gilda abbiamo finito. Volevo fare un altro esempio di una gilda molto più complicata, che però ci chiarisce molte cose. Rimaniamo sempre su K. Se andiamo a vedere la classifica delle gilde, vediamo all'inizio sono tutte Lega Diamante, Lega Diamante, Lega Diamante. Compare però questa strana gilda, I Can't Breathe, quindi non riesco a respirare, che fra l'altro ha un solo membro, fino a poco fa si chiamava Deus Ex Machina, che sta al decimo posto, quindi sta molto alto in graduatoria, sta a 16.205 punti di prestigio, livello 34 nella norma con gli altri, però sta in Lega Argento. Ecco, queste sono le gilde che fanno chiedere, ma vale la pena allora fare campi di battaglia se questa gilda che sta in Lega Argento sta così alto? Come mai questa gilda sta in Lega Argento? Dipende dal GVG? Dipende da qualche altra cosa? Probabilmente dipende dalle GVG, perché il livello è 34, è come le altre. Sta in Lega Argento invece che in Lega Diamante, questa è Platino, ma questa subito sopra è Diamante, quindi non può che dipendere dalle GVG. Andiamo a studiare allora il punteggio di questa gilda, può essere molto significativo. Cancelliamo i dati che abbiamo qui. Ok, questo file poi se volete ve lo potete scaricare, non l'ho ancora messo, devo sistemare alcune cose, ma lo metterò a breve sul mio sito web, metterò un link su YouTube, quindi da YouTube trovate il link e scaricate con facilità, scaricherete non subito questo file. Però i calcoli sono abbastanza semplici, qui è più che altro uno schema mnemonico per ricordarsi tutte le cose che vanno segnate. Qui abbiamo tutte le aree delle GVG, insomma può essere comodo da usare, ma di calcolo c'è poco più che le quattro operazioni.
Ok, quindi stavamo dicendo il profilo di questa azienda. Abbiamo un livello 34, l'avevamo visto, che ci dà 850, 850 di punteggio. Quindi livello 34, punteggio 850. Poi andiamo a vedere i punti Lega sono 337 su 351, vedete, probabilmente la prossima volta passerà in Lega d'Oro. 337 moltiplicati per 18, 6066, quindi avremo a parte del GVG un prestigio di 6916. Ok, se torniamo alla classifica, 6916 ne ha 16.002, quindi in sostanza questa azienda ha fatto 10.000 punti con il GVG. È chiaro a questo punto che sta a decima in classifica. Se nei massimi punti del GVG sarebbe a 6.916 punti, e quindi in classifica starebbe 6.009, sarebbe qui, sarebbe la 72esima. Quindi a questo livello è importante fare le GVG. Ma vediamo adesso che cosa significa fare le GVG a questo livello. Come si fanno 10.000 punti prestigio a questo livello? E andiamo nelle GVG. Adesso ci sarà un lavoro un po' lungo perché dobbiamo vedere era per era quanti punti ha. Facciamo l'inizio, poi l'ho già fatto, quindi poi vi do direttamente il risultato. Partiamo dal ferro. Ok, andiamo nell'elenco delle gilde. Ok, nel ferro questa gilda sta nella seconda pagina, è 14esima, con un settore 6 punti poteri, quindi nel ferro non ha sostanzialmente niente. Ma vi ho detto che il ferro conta molto poco. Ok, torna alla mappa, andiamo allora nell'alto medioevo. Nell'alto medioevo, vediamo dove sta. Ecco. Eccola qui, è undicesima, 44 punti potere con 4 settori. 4 settori, 44 punti potere. Ok, vedete già la differenza? Qui il file calcola mediamente un settore quanti punti dà. Mentre nel ferro gliene dava 6, nell'alto medioevo già gliene dà 11, quindi sono sempre pochi punti. Queste ere servono a poco. Vedremo poi quanti punti dà un settore nelle ere successive. Ok, andiamo al piano medioevo. Piano medioevo, cerchiamo la gilda che è qui, ottava, 7 settori, 104 punti. Vedete, ogni settore da 15 già va aumentando. Andiamo nel basso medioevo. Qui non c'è, se non sbaglio, no, qui è una sola pagina e questa gilda non combatte. Nel basso medioevo, quindi non c'è, 0 settori e 0 punteggio. Andiamo nel coloniale. Torna alla panoramica delle GVG. Qui abbiamo il coloniale. Ah, qui è primo, attenzione, 711 punti con 20 settori. Qui ogni settore dà 35, vedete, è molto importante. Attenzione, qui abbiamo un bonus come la prima gilda del 15%. Però questo bonus del 15% è già calcolato nei 711 punti, quindi non dobbiamo aggiungerlo noi. Comunque, diciamo che un settore vale 35 non solo perché non è del piano medioevo ma del coloniale, ma anche perché c'è questo bonus. Comunque 15% magari sarebbero stati 32. Poi l'altra cosa, questi sono una media dei settori conquistati da questa gilda, ma ogni gilda ha i suoi punti, dipendono dal settore, sono settori che valgono di più, settori che valgono di meno, però è un'indicazione di massima. Ok, andiamo nell'industriale. Nell'industriale è quarta, quindi qui non ha il bonus. 9 settori, 360 punti. Vedete, vanno aumentando, 40 nonostante non ha il bonus, 40 punti a settore. Forse possiamo anche fare in tempo a farli tutti. Siamo già a metà. Andiamo nel progressista. Qui nella prima pagina non c'è, ah sì, eccolo qui, il sesto, 11 settori, 648 punti. Vedete, 60 punti a settore. Notate, un settore qui vale 10 volte quanto nel ferro, quindi combattendo il ferro non si arriverà mai a fare abbastanza punti. Ok, andiamo a vedere l'era moderna, questa non è la progressista, questa dovrebbe essere la moderna, ok.
Nella moderna, eccolo qua, è quinto, 11 settori, 880 punti. Ancora vanno aumentando, siamo a 80 punti a settori di media. Andiamo alla postmoderna. Andiamo alla classifica, è terza, quindi qui ha un bonus del 5%, 12 settori, 1407 punti. Non ho sbagliato. Con un bonus del 5%. Bene, siamo arrivati a 117 punti a settore, quindi in queste ere comincia a essere rilevante anche un settore di più. Cioè qui ha 850 punti con il livello, bastano 8 settori alla postmoderna e già ha fatto lo stesso punteggio che deriva da un livello che non è comunque basso perché abbiamo giusto al livello 34. Ok, arriviamo alla contemporanea. Contemporanea. Qui è secondo, quindi ha un bonus del 10%, 15 settori, 2165 punti. Bonus del 10, vedete, 164 punti a settore. E allora è un'altra cosa. Qui sì che vale la pena fare le GVG, ma certo bisogna pregare molte risorse, molti beni, molti militari, non è così semplice. Ok, andiamo nel domani. Nel domani è terzo, quindi anche qui un bonus del 5%, 12 settori, 1588. 5%, qui siamo a 132, siamo calati perché il bonus del 5 invece che del 10, ma la contemporanea viene... No, contemporanea viene prima del domani, perché poi magari avrà conquistato settori più importanti in questa era. Ok, andiamo a vedere sul futuro. Sul futuro non c'è, sul futuro non combatte. Quindi mettiamo 0 e 0. Infine andiamo a vedere sulla mappa di tutte le ere. Le aeree si possono combattere con militari di tutte le aeree, quindi in sostanza si combatte con militari delle aeree più recenti. Vediamo se ci sono qui. Qui ci sono il quarto, quindi niente bonus. 12 settori, 1376. Cala un pochino, però ecco, diciamo che dalla postmoderna in poi i settori valgono tantissimo, anche un pochino la moderna, la progressista, però le prime ere. Fino alla coloniale, all'industriale, insomma, vale la pena fino a un certo punto fare le GVG. È utile, ripeto, per imparare. Adesso potrei aver fatto qualche errore con tante ere inserendo questi dati. Andiamo a vedere. È venuto, vedete, un punteggio totale di GVG di 9.589. Ecco perché quasi 10.000, ecco perché sta a 16.000 punti in totale. Mentre solo dai punti Lega ne ha 6.000. Dalle GVG a 9.589 punti, però ha conquistato in totale quanti settori? 114 settori, cioè con 114 settori, dei quali 82, quindi più della metà nelle aree alte, allora sì che le GVG danno molti punti e quindi arriva a 16.505 punti. Andiamo a verificare, potrei aver fatto qualche errore inserendo i dati. No, non so dove ho cliccato. Andiamo sulla classifica, torniamo alla prima pagina. 16.205. Ho sbagliato di 300. Qui da qualche parte ho inserito qualche valore sbagliato. Vediamo subito dov'è perché io avevo già fatto il calcolo, mi veniva le 9.289. Qui sono questi i punteggi. Vediamo. Me li incollo da quest'altra parte e vediamo dove ho sbagliato. 6, 44, 104, 0, 7, 11, 60, 58, 80, 2165 nella contemporanea. Andiamo a verificare se abbiamo sbagliato adesso. Quindi torniamo nelle GVG. Andiamo nell'età contemporanea. I can read 2165. Che cosa abbiamo scritto qui? Infatti ho scritto 2465, quindi il punteggio è 9.289, quindi il punteggio del presidio orale è 16.205. 16.205 come risulta?
Anche qui. Vedete, 16.205. È chiaro che non è stato così semplice calcolarlo, ma non è stato semplice perché per le GVG abbiamo dovuto vedere era per era. Però concettualmente è molto semplice. Il punteggio deriva dal livello e lo vedete semplicemente andando nelle gite, nel livello di gita. Lo vedete dai punti Lega, tenendo presente che ogni punto vale 18 punti prestigio, e i punti potere delle GVG facendo la somma dei punti potere di tutte le aree, e questi non si moltiplicano. Ogni punto potere equivale a un punto di prestigio. Ok, penso che la spiegazione è finita, spero sia stata chiara, spero sia stata abbastanza esauriente. Vi ripeto, eventualmente scaricate il file che a breve metterò sul sito raggiungibile da un link su YouTube. Quali sono le conclusioni? Beh, le conclusioni sono che intanto è importante sapere il nostro punteggio da che deriva per regolare le nostre strategie. Poi che i campi di battaglia sono molto importanti. Più di tutto, più delle spedizioni, più delle GVG. Le GVG diventano rilevanti soltanto se fatte molto seriamente, quindi con molti settori e comunque in aree avanzate, almeno dall'industriale in poi. Non aspettatevi di fare prestigio dalle GVG delle aree precedenti. Il livello è importante, ricordiamo che non si sale tanti punti di livello, tramite il livello, però il livello ci dà dei punti che non perderemo mai. Livello si sale, abbiamo detto, sostanzialmente con i campi di battaglia, con i premi dei campi di battaglia, ma anche con le spedizioni, soprattutto se si è tanti giocatori in gilda, e anche con le statue dell'onore. Mettete le statue dell'onore, anche le Hall of Fame, i bazar, molti altri edifici, però soprattutto pensate alle statue dell'onore. Spero che il video sia stato interessante, comunque penso che possa aver chiarito dei punti che non sono ben conosciuti. E se siete interessati, iscrivetevi al canale, mettete dei commenti, chiedete chiarimenti. Buon game, alla prossima. Ciao a tutti.